La seconda volta sarà nel 1990-91 contro l'Iraq di Saddam Hussein a seguito dell'invasione del Kuwait. La guerra conosce fasi alterne, l'intervento cinese, il contrattacco americano e il mondo si trova sull'orlo di un terzo conflitto mondiale, fortunatamente evitato. La guerra fredda diventa sempre più la struttura interpretativa del sistema politico internazionale. Agosto 1945. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'esercito giapponese che occupa la Corea da 35 anni si arrende. I soldati russi e americani liberano la Corea, uniti nella lotta proprio come era successo in Germania. In quanto potenze d'occupazione, Unione Sovietica e Stati Uniti si accordano sulla divisione della Corea lungo il 38° parallelo come misura temporanea. La zona a sud della linea divisoria è controllata dagli americani. I generali americani mettono al potere un accanito anticomunista, Syngman Rhee. Nel 1948 Rhee viene nominato primo presidente della nuova Repubblica di Corea. Le truppe americane si ritirano. La zona a nord del 38° parallelo passa sotto il controllo sovietico. Viene instaurato un regime comunista attraverso una rete di comitati del popolo. Al potere va Kim Il-sung, che ha passato la guerra nell'Unione Sovietica. Era un giovane molto attraente, sempre col sorriso sulle labbra. In Corea piaceva a tutti, fece un'ottima impressione. Era l'eroe nazionale del popolo coreano. Viene proclamata la Repubblica Popolare Democratica di Corea con Kim Il-sung come presidente. Quando le truppe sovietiche si ritirano, Kim si prefigge l'obiettivo di unire la Corea sotto il comunismo. Nel marzo del 1949 Kim Il-sung si reca a Mosca. Il suo obiettivo segreto è quello di ottenere il permesso di Stalin di invadere il sud. Stalin, preoccupato dalla crisi di Berlino, rigetta la richiesta di Kim. Alla fine del 1949 la situazione internazionale si è trasformata. I sovietici fanno esplodere la loro prima bomba atomica. E in Cina trionfa la rivoluzione comunista. Mao Zedong proclama la Repubblica Popolare Cinese. Un trattato d'amicizia tra Mao e Stalin crea un'alleanza comunista globale, aprendo in Asia un secondo fronte per la guerra fredda. Stalin ora è sicuro che gli Stati Uniti non se la sentano di rispondere agli eventi asiatici. Nell'aprile del 1950 dà a Kim Il-sung il permesso di invadere la Corea del Sud. 25 giugno 1950. L'esercito della Corea del Nord lancia un attacco a sorpresa contro il Sud. Equipaggiate con carri armati e artiglieria russi e guidate da consiglieri sovietici, 10 divisioni dell'esercito nordcoreano invadono il Sud. Era sabato sera. Ricevetti una telefonata dal funzionario in servizio della United Press, che diceva che la Corea era stata invasa dalla Corea del Nord. E lì, sul momento, la cosa mi sbalordì talmente che non seppi cosa dire, se mi prendeva in giro o se era davvero sicuro. Quella notte i funzionari di grado più elevato vengono convocati al Dipartimento di Stato. Quando ci fu l'invasione della Corea del Sud, credo che tutti sentimmo che bisognava passare all'azione. Che tipo di azione dovesse essere e di che rilevanza, era qualcosa che non avevamo programmato. Non avevamo un piano di intervento per una guerra scatenata dalla Corea del Nord contro la Corea del Sud. L'ambasciatore sudcoreano si reca immediatamente al Dipartimento di Stato per parlare con l'assistente segretario Dean Rusk. Lui disse, e cito le sue parole, "È nostra opinione che si tratti di una faccenda che non può coinvolgere solo l'America. È un fatto che deve coinvolgere il mondo. In base a questa considerazione, abbiamo deciso di convocare una seduta straordinaria del Consiglio di Sicurezza."
Noting with grave concern the armed invasion of the Republic of Korea by armed forces from North. Il giorno seguente si riunisce il Consiglio di sicurezza. Mosca boicotta le Nazioni Unite perché rifiutano la missione della Cina comunista. Those in favor will please raise their hands. Gli Stati Uniti colgono l'occasione per condannare l'aggressione della Corea del Nord. 9 votes for, 1 against and 1 abstention. Due giorni dopo, il Consiglio di sicurezza vota una mozione per creare una forza militare delle Nazioni Unite per la difesa della Corea del Sud. An attack on the United Nations itself. Sotto la bandiera dell'ONU, soldati di 16 nazioni combatteranno contro il comunismo. Il presidente Truman parla alla nazione. As a small country, thousands of miles away, but what is happening there is important to every American. The fact that communist forces have invaded Korea is a warning that there may be similar acts of aggression in other parts of the world. L'impressione era che un'operazione militare di quella portata non poteva essere stata condotta senza il supporto delle forze militari sovietiche. Beh, in altre parole, giungemmo subito alla conclusione che si trattava di un movimento che era qualcosa che avveniva nel contesto della guerra fredda. Gli Stati Uniti si mobilitano per la guerra. Vengono richiamate le riserve. Al generale Douglas MacArthur, il comandante supremo degli alleati a Tokyo e il leggendario vincitore della guerra del Pacifico, viene affidato il comando della forza delle Nazioni Unite. Le truppe più vicine alla Corea sono le forze d'occupazione americane in Giappone, ma i soldati pronti a combattere sono pochissimi. L'unità operativa statunitense inviata in Corea non immagina di doversi fermare a lungo. Infatti ci dissero di portarci dietro l'equipaggiamento leggero e di lasciare tutto il resto, perché saremmo stati via per circa 6 settimane. Avremmo dovuto solo dare una dimostrazione di forza. Gli invasori si sarebbero ritirati e noi saremmo potuti tornare a casa. Non sarà così facile. L'esercito sudcoreano di Lee si sta ritirando. Due divisioni abbandonano le armi e si uniscono alla popolazione che fugge davanti all'avanzata comunista. Con la cattura della capitale del Sud, Kim Il-sung e il comunismo ottengono una grande vittoria. Quando arrivammo a Seul, l'esercito ci disse che la campagna era finita. Ci dissero che ci sarebbero state riforme politiche, che l'unificazione del paese sarebbe stata facile. Alle truppe americane non va meglio che ai sudcoreani. Priva di efficienti armi anticarro, la linea americana crolla. Dopo pochi giorni le truppe americane si ritirano in disordine sotto l'assalto del piccolo regime comunista della Corea del Nord. Eravamo equipaggiati con rimasugli della Seconda Guerra Mondiale. Eravamo messi male in ogni senso. Non eravamo pronti per combattere una guerra, questa è la verità. Intanto nel mondo, gli alleati degli americani si riuniscono sotto la bandiera delle Nazioni Unite. Il primo ministro britannico promette il suo aiuto. If the United Nations organization was not to go the way of the old League of Nations, it was absolutely and imperatively necessary that a halt should be called. Soldati di 15 nazioni cominciano ad arrivare in Corea per appoggiare gli americani. Il generale MacArthur gioca il tutto per tutto per cambiare le sorti della guerra. Le forze delle Nazioni Unite si portano in una piccola enclave a Busan e con una massiccia invasione via mare circa 200 km dietro le linee nemiche si tenta di bloccare e respingere l'avanzata nordcoreana. È l'alba del 15 settembre 1950. La più grande flotta d'assalto dei tempi della Seconda Guerra Mondiale bombarda il porto di Incheon.
sbarca un enorme numero di Marines americani e coreani. Dopo due settimane, le truppe delle Nazioni Unite ingaggiano una feroce battaglia per riconquistare Seul, la capitale della Corea del Sud. Negli scontri vengono uccisi 50.000 civili. Dopo la riconquista di Seul, MacArthur reinsedia Syngman Rhee nel Palazzo del Parlamento. Il sodalizio di MacArthur, col regime sempre più corrotto e crudele di Rhee, crea forti preoccupazioni a Washington. Era difficile appoggiare Syngman Rhee e una volta al potere divenne molto difficile per noi poter fare qualcosa. Non toccava a noi cambiare il governo e non c'erano alternative. L'esercito giubilante di Rhee fu il primo ad attraversare il 38° parallelo e a entrare nella Corea del Nord. Anche le truppe delle Nazioni Unite avanzano nella Corea del Nord. Sembra che lo scopo della guerra di MacArthur sia quello di dare la caccia agli invasori. Pensavo che avessimo vinto la guerra. Non dovrei ridere, ma non posso farne a meno. Credevo davvero che avessimo vinto la guerra e penso che fosse l'opinione generale. Eravamo molto speranzosi durante l'avanzata verso nord. Il gigantesco fiume Yalu segna il confine tra la Corea del Nord e la Cina. Oltre confine, la leadership cinese segue allarmata l'andamento della guerra. Teme che l'esercito americano nella Corea del Nord possa invadere il territorio cinese. Se la Corea del Nord fosse stata sconfitta, a separarci dagli americani sarebbe stato solo il fiume Yalu. Era una cosa che non potevamo permettere. E nemmeno potevamo correre il rischio che l'aviazione americana bombardasse la ricostruzione in corso nel nostro paese. Dalla Corea del Nord devastata parte un messaggio urgente diretto a Pechino. Venne inviata una delegazione governativa a Mao Zedong. Chiese: cosa possiamo fare? Ci attaccano dal cielo, dal mare, in terra. L'esercito nordcoreano è stato praticamente sterminato. Ci sono stati moltissimi morti. La leadership comunista di Pechino è profondamente divisa sull'opportunità di un intervento. Mao riceve telegrammi segreti da Stalin che lo esortano a entrare in guerra per salvare la Corea del Nord. Poiché vuole affermare il potere della Cina in Asia, Mao è favorevole all'intervento. Intanto gli eserciti delle Nazioni Unite e della Corea del Sud continuano il loro cammino verso nord. Il 19 ottobre cade Pyongyang. È l'unica capitale di un paese comunista a essere conquistata dall'Occidente durante la Guerra Fredda. MacArthur voleva proseguire, stava inseguendo un esercito sconfitto. Ormai si avvicinava al fiume Yalu. MacArthur è sorpreso quando viene convocato in mezzo al Pacifico, nell'isola di Wake, per incontrarsi col presidente Truman. Assicura al suo comandante in capo che la Cina non interverrà mai nella guerra. Interpreta il conferimento dell'ennesima medaglia come il benestare alla sua intenzione di avanzare verso la Cina. Quando il presidente gli chiede di fermarsi per pranzo, MacArthur rifiuta. Durante i colloqui tra Truman e MacArthur, Mao ordina all'esercito cinese, chiamato i Volontari del Popolo, di entrare in Corea. Mezzo milione di cinesi comincia ad attraversare il fiume Yalu, in attesa che le forze delle Nazioni Unite si avvicinino al confine. Inconsapevole dell'ammassarsi delle truppe cinesi, l'esercito statunitense fa una pausa per il giorno del ringraziamento. Viene servito tacchino con salsa di mirtilli. MacArthur e i suoi soldati continuano a credere che la guerra finirà per Natale. Il giorno del ringraziamento del 1950 fu una bella giornata. Il tempo era bellissimo. Venne servito del tacchino. Il cibo era esattamente quello che avremmo mangiato a casa. Fu proprio una bella giornata. L'ultima bella giornata. Il mattino dopo, 300.000 cinesi attaccano. Il suono di quelle trombe aveva un effetto agghiacciante sui soldati. Cina.
L'obiettivo principale dei volontari che entrarono in Corea era quello di difendere le nostre case e il nostro paese, la nostra patria. Non potevamo permettere che gli altri attraversassero il fiume e ci invadessero. Ma oltre a questo, il nostro obiettivo era anche quello di aiutare il popolo coreano. Come dimostrato durante la lunga guerra civile, Mao è convinto che una motivazione superiore sia in grado di sconfiggere un esercito meglio armato. In seguito alla svolta presa dalla guerra, le forze delle Nazioni Unite che si trovano in Corea del Nord vengono ricacciate indietro e abbandonano veicoli ed equipaggiamento. I soldati americani la chiamano la febbre della fuga. We are fighting in Korea for our own national security and survival. We have committed ourselves to the cause of a just and peaceful world order through the United Nations. We stand by that commitment. A Washington, nel corso di una conferenza stampa, i giornalisti bersagliano Truman con domande su un possibile impiego della bomba atomica. Continuarono così senza interruzione e il presidente non riusciva a cambiare discorso. E così la gente cominciò a credere che forse saremmo ricorsi all'uso della bomba atomica. I bollettini sulla conferenza stampa del presidente fecero immediatamente il giro del mondo, suscitando un incredibile allarme. Il primo ministro britannico, Clement Attlee, è allarmato al punto di recarsi a Washington per parlare della crisi. My aim in these talks is to align our policies in the new and troubled situation in the world and to find the means of upholding what we both know to be right. Il giorno seguente, Truman assicura ad Attlee che non esiste l'intenzione di usare armi atomiche. Credo che gli americani capirono che sarebbe stata un'arma a doppio taglio. Se l'avessero usata loro, l'avremmo usata anche noi. Avevamo stipulato un accordo con i cinesi, ecco perché non usarono la bomba atomica. I soldati delle Nazioni Unite, ritirandosi, adottano la politica della terra bruciata. Dopo essersi ritirati da Ongnam, i ingegneri americani fanno esplodere il molo. I cinesi, avanzando velocemente, riprendono la capitale del nord, Pyongyang. All'inizio del 1951, Seul cade di nuovo in mano ai comunisti. Il generale Matthew Ridgway viene nominato da MacArthur nuovo comandante in campo. Alla fine, le truppe delle Nazioni Unite cominciano a rallentare l'avanzata cinese. Fin dall'inizio, gli Stati Uniti godono di una netta supremazia aerea. Quando volavamo lungo il fiume Yalu su un F-86 Sabre, usavamo le stesse tattiche che erano state usate nella prima e nella seconda guerra mondiale, se si eccettua il fatto che la velocità era molto superiore. Quando vengono inviati in zona di guerra i caccia sovietici MiG-15, pilotati da russi ben addestrati, la supremazia aerea americana è messa a dura prova. La nostra missione consisteva all'inizio nell'andare lì ad addestrare i piloti. Ma dopo finimmo col partecipare alla guerra di Corea. La presenza di piloti russi rischia di scatenare un conflitto diretto tra Unione Sovietica e Stati Uniti. Il nostro governo e le forze armate imponevano la segretezza più completa. Non dovevamo in nessun modo far sapere al nemico che stava combattendo contro dei russi. Quando gli Stati Uniti passano all'impiego dell'F-86 Sabre, riguadagnano lentamente il controllo dei cieli. La flotta aerea americana è in grado di mantenere una costante offensiva contro i bersagli a terra. Per gli attacchi a terra usavamo gli F-9F Panther. Erano in grado di trasportare un pesante carico di bombe e infatti su quel velivolo caricavamo circa una tonnellata di bombe e in certi voli anche serbatoi pieni di centinaia di galloni di napalm con il coperchio di fosforo bianco che quando toccava terra con l'impatto si incendiava e faceva esplodere i napalm. Usavamo tutte queste cose di tanto in tanto quando attaccavamo a terra.
Ora MacArthur chiede che vengano bombardate le città cinesi e che si porti la guerra contro la Cina. Per Truman è troppo. I believe that we must try to limit the war to Korea for these vital reasons, to make sure that the precious lives of our fighting men are not wasted, to see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. A number of events have made it evident that General MacArthur did not agree with that policy. I have therefore considered it essential to relieve General MacArthur so that there would be no doubt or confusion as to the real purpose and aim of our policy. Nell'estate del 1951 le due parti giungono a una fase di stallo tra le colline della Corea, più o meno dove gli scontri sono iniziati un anno prima. Ogni mese si contano più o meno 2.500 vittime tra gli uomini delle Nazioni Unite. I colloqui per un armistizio iniziano nel luglio del 51, ma sono inutili. Tutti i negoziatori ritengono l'atteggiamento della controparte inaccettabile. Uno dei punti insormontabili del negoziato è quello riguardante la sorte dei prigionieri di guerra. Sia la Corea del Nord che quella del Sud maltrattano i prigionieri. Nel corso del primo inverno ha perso la vita uno su tre dei prigionieri di guerra americani in mano nordcoreana. Preoccupati dal numero dei morti, i cinesi assumono il controllo dei prigionieri. Organizzano letture giornaliere per indottrinarli. In patria sono in pochi a voler sapere. La Seconda Guerra Mondiale aveva coinvolto tutti, ma nessuno era interessato alla Corea. I giornali riportavano molto poco. Se volevo sapere cosa era successo in Corea il giorno precedente, dovevo comprare il New York Times, perché in seconda pagina ogni giorno c'era un trafiletto sulla Corea. Ma non sugli altri giornali. Ne parlavano solo se c'era stato uno scontro o se qualche collina era stata conquistata o persa. L'interesse mancava, non c'era proprio. Il Giappone, il nemico di una volta, diviene un bastione del capitalismo nella lotta contro il comunismo in Asia. Nella Corea del Sud, le Nazioni Unite detengono 130.000 prigionieri comunisti. A tutti viene chiesto se vogliono tornare al loro paese d'origine o rimanere nel mondo non comunista. I comunisti si indignano quando quasi la metà dei prigionieri di guerra sceglie di non tornare in patria. Nei campi di prigionia ci sono violente proteste. Quando a Panmunjom riprendono i colloqui per un armistizio, la sorte dei prigionieri fa ritardare i negoziati di mesi e mesi. I bombardamenti continuano incessanti, mentre i colloqui per una tregua sono a un punto morto. I bombardieri americani fanno cadere sulla Corea del Nord la stessa quantità di esplosivo che hanno lanciato sulla Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Le stime dicono che nella Corea del Nord vengono uccisi 2 milioni di civili. Nel corso della guerra, ambedue le parti commettono orribili atrocità. I coreani del Nord uccidono i coreani del Sud accusati di simpatizzare con il nemico. I sostenitori di Ri massacrano chi è sospettato di simpatie comuniste. In questa spirale di violenza senza tregua, spesso le vittime sono civili innocenti. A Panmunjom continuano i colloqui. In 2 anni si tengono centinaia di incontri. 1952, anno di elezioni in America. Dopo 2 anni di guerra, Truman decide di non presentarsi per i democratici. I repubblicani scelgono Dwight Eisenhower. Il suo slogan, io andrò in Corea. Molti di noi consideravano il presidente Truman il responsabile della guerra. Così, alle elezioni del 1952, non vedevo l'ora di votare per Eisenhower. Per il fatto che fosse un militare e che si impegnasse a fare il possibile per porre fine alla guerra in Corea, lo consideravo l'uomo adatto alla presidenza.
Eisenhower vince le elezioni con una maggioranza schiacciante. Ci sono grossi cambiamenti anche a est. Nel marzo del 1953 il mondo comunista piange la morte di Stalin. Stalin era a favore del proseguimento della guerra. I suoi successori ne vogliono la fine. Il 27 luglio 1953 si raggiunge un accordo sul cessate il fuoco. L'accordo è firmato dai cinesi, dai nordcoreani e dalle Nazioni Unite. Il presidente della Corea del Sud, Syngman Rhee, si oppone alla tregua e rifiuta di firmare. Incomincia la massiccia incombenza dello scambio dei prigionieri di guerra. Vengono consegnati 75.000 prigionieri comunisti e vengono liberati 12.000 prigionieri di guerra delle Nazioni Unite. 54.000 americani non tornano a casa. 3.000 soldati appartenenti ad eserciti di altre 15 nazioni cadono in quella guerra. In Cina, Mao la definisce una grande vittoria e i volontari vengono accolti come eroi. Circa 500.000 di soldati cinesi è morto in guerra. Niente vittoria, ma l'Occidente mantiene la linea di demarcazione. In Corea si è posto un freno al comunismo. In termini generali, per il socialismo fu una sconfitta. Non siamo stati capaci di imporre il sistema socialista alla Corea del Sud. Quindi fu una sconfitta. 40 anni dopo, alla fine della Guerra Fredda, la Corea è ancora divisa dalla stessa linea. Anni, è piccolissima e ha ragione a non stare ferma in quella affollatissima.